Via Skype, saluto Antonio Licheri del Movimento 5 Stelle, grazie di essere con noi, Buongiorno, benvenuto. buongiorno a voi. Allora, prima di tutto, come Andrea Bonini ci raccontava, il messaggio politico e non soltanto la questione temporale sulla conclusione, no, di questo Consiglio europeo che sottolinea appunto l'importanza della fine di questa riunione, no? Licheri. Quindi Giorgia Meloni, è difficile immaginare a questo punto che cosa potrà succedere e come si possa uscire da questo cul-de-sac, nel senso che un'astensione e due no è certamente una situazione senza precedenti. Ora, la partita certamente per l'Italia può essere rimandata al prossimo 18 luglio, quindi con l'Europarlamento, perché è vero che c'è un'astensione annunciata per la von der Leyen, ma è anche vero che una piccola finestra aperta la Premier l'ha lasciata per la Presidente von der Leyen, perché una rottura completa con lei la Meloni non la vuole. Era difficile immaginare un esito più catastrofico di quello che si è consumato nella serata di ieri, ma tutto sommato ci si poteva anche arrivare, perché è ovvio che Meloni sta pagando l'ambiguità, le piroette che l'hanno caratterizzata a livello europeo. Pensate un po', una volta ha preso la von der Leyen e l'ha portata in processione in Italia, neanche fosse la Madonna. La volta scorsa, la volta, un'altra volta ancora, ha sposato il pensiero di Orban. Poi sosteneva l'idea del partito fascista spagnolo Vox. Tutto questo così facendo era evidente che poi l'Europa ti considerasse politicamente inaffidabile. E adesso siamo in un vicolo cieco. Adesso la Meloni è in una posizione, come si dice da queste parti, io vi parlo da Strasburgo, è lose-lose. Il 18 di luglio, lei mi dice che cosa si farà il 18 di luglio. Beh, il 18 di luglio lei si troverà davanti ad un bivio, è evidente. Quindi o vota la Commissione, quindi si allinea ai socialisti e si allinea a Macron senza minimamente incidere sull'agenda politica perché non l'ha scritta lei e lei non c'era quando è stata scritta, oppure si vota all'isolamento con Orban, con la Le Pen, e in ogni caso questo sarà un grande male per l'Italia, non va dubbio. Ecco, però con Macron, come sappiamo, c'è una sorta di braccio di ferro sulla delega alla concorrenza, quindi anche lì trovare una quadra non è molto Però facile. vede, vede dottoressa, se posso permettermi, io questa storia l'ho già vissuta nel 2019. Anche il Movimento 5 Stelle nel 2019 non apparteneva ad una delle tre grandi famiglie. Però noi andammo al tavolo, ponemmo il veto a Timmermans. Lei ricorderà che la prima candidatura in commissione era quella di Timmermans. Trattammo poi con la von der Leyen il salario minimo europeo, il Green Deal. E pur non appartenendo a nessuna delle tre famiglie, incidemmo sull'esito finale del tavolo. Tutto questo lei non è riuscita a farlo, cioè lei è stata tenuta fuori, cioè ha lasciato che altri facessero al posto suo, e questa è la cosa grave, cioè il fatto di dover andare là e prendere atto di qualcosa che aveva deciso qualcun altro. Certo, il vertice dei socialisti europei a Bruxelles ha fatto sì che, insomma, ci sia stata la possibilità per la segretaria del Partito Democratico già di ritagliarsi una sorta di ribalta, no? Parallela a quella della Premier Meloni, lì a livello europeo. Anche con i buoni risultati ottenuti alle scorse recenti elezioni, Licheri. Sì, io non Tra so l'altro di state cui. dialogando con Schlein, no? Insomma, adesso. A noi non abbiamo mai smesso di dialogare, soprattutto poi nei territori, perché poi tra l'altro in Italia c'è un'elezione ogni 6 mesi, quindi
Quindi siamo, dobbiamo fare le liste insieme, poi abbiamo visto che quando le facciamo e dietro la lista ci sono anche progetti coerenti e credibili, poi si vince, si batte, è questa destra. Ma è così breve replica al collega Nevi, e lo diceva anche il giornalista che prima mi ha preceduto. I conservatori si sono spaccati ieri a Sofitel, alla riunione al Sofitel. Io ho provato tenerezza per Tajani, che ha tentato timidamente di tirare dentro i conservatori nel patto e poi è finito in un cono d'ombra con tutte le porte chiuse. Però attenzione, il dato politico nazionale importante è che noi in queste ore, con la maggioranza di governo, stiamo con tre forze esprimendo tre posizioni diverse. Cioè, in un altro paese questa cosa qui sarebbe stata sufficiente per far implodere l'esecutivo. Poi con voi non implode nulla perché vi uniscono certamente non le affinità politiche, ma il potere. Però sta di fatto che in Europa noi stiamo portando le vostre tre posizioni diverse, cioè quella di Salvini che accusa Forza Italia di aver realizzato un colpo di Stato in danno del governo italiano, e qualcuno oggi per favore chieda a Salvini che cosa ci fa allora in questo governo. Poi c'è la posizione di Forza Italia, che invece è una posizione dialogante e sta tentando in questo momento di far rientrare in partita la Giorgia Meloni, e poi c'è la Meloni che si è nascosta dietro un non voto. Ma il 18 di luglio le cose ormai sono fatte, a meno che non vogliamo parlare del commissario che spetta di diritto a ciascuno dei Allora, scusi, paesi, vorrei quindi ci far parlare arriverà un perché mancano 2 minuti. commissario. E di questa cosa ne parliamo ormai da mesi e mesi, che hanno tentato in tutti i modi di dire o di sminuire o di ridimensionare il fenomeno, e adesso invece le cose sono venute fuori. Quindi cadono dal pero con delle dichiarazioni, delle seconde linee, delle terze linee, ma con un silenzio assordante e colpevole da parte di Giorgia Meloni, che proprio non ce la fa a dire: devo portare via, devo cacciare via dal mio partito tutti i fascisti che ci Grazie. sono. E ragazzi, Ma non lo sono hanno solo detto. fascisti giovani, ci sono fascisti giovani e Grazie, fascisti meno vi giovani. devo salutare, Non riesce a grazie. dirlo.